Pasquale Maione, forse contro i campioni d'Italia non si poteva pretendere di più. Sì. Loro sono una squadra costruita per vincere, campioni d'Italia in carica, e in più dovevano fare punti obbligatoriamente perché hanno perso contro Fasano mercoledì. Noi avevamo preparato la partita per cercare di stare il più vicino possibile a loro, di non farceli scappare via. Purtroppo i primi 10 minuti, anzi i primi 6 minuti, abbiamo preso subito 2 volte 2 minuti e loro già all'inizio sono scappati via, poi rincorrere, loro hanno giocato in maniera proprio tranquilla, sciolti sul velluto. Noi ci sono state tante cose che mi sono piaciute, ho detto ai ragazzi, nonostante la sconfitta di Sonora, ho visto tanti atteggiamenti positivi da parte dei ragazzi, qualche cosa buona che andremo a vedere in settimana, e chiaramente noi dobbiamo migliorare. Si chiude una settimana molto intensa con il turno infrasettimanale, una settimana però densa di risultati e di emozioni positive per questo gruppo. La prima vittoria nella massima serie, il pareggio in trasferta, insomma 3 punti in 3 partite, credo che sia un buon bottino per questo tour di 7 giorni. Ah sì, sicuramente non ci possiamo lamentare, però ripeto ancora per l'ennesima volta, noi veramente ci interessa da poco i punti, chiaramente fa piacere perché è il simbolo del lavoro che fai in settimana quando raccogli i punti. Non so, forse credo che una partita del genere a noi ci serva di più rispetto magari a qualche partita tira. Serve tutte e due, perché serve quelle che te le vai a giocare per vincere, servono anche queste. Io devo fare i complimenti ai ragazzi perché comunque fino alla fine loro non guardano il tabellone e proviamo le cose che vogliamo provare, quello che di cui parliamo in settimana, e quindi sì, ci serve da lezione tutti e due tipi di partita. Tarafino, sempre avanti nel punteggio, insomma una gara con il risultato già acquisito nel corso della sfida proprio contro il Campus Italia. Sì, per noi era importante riscattarci un po' dal derby che abbiamo giocato, che abbiamo perso. E dobbiamo migliorare certi aspetti del gioco e abbiamo provato a fare questo in questa partita. Ci manca un po' di costanza durante il match ed essere sempre concentrati a fare le cose che dobbiamo fare. E oggi l'abbiamo fatto, anche diciamo, il punteggio lo permetteva e quindi sono stati molto più tranquilli. Dobbiamo farlo anche nelle partite più punto a punto o anche quelle dove siamo sotto, ecco, questo è quello che... Queste partite sono importanti anche per rodare gli schemi e anche per magari provare a mettere in campo giocatori meno utilizzati nel corso dell'annata con le giuste rotazioni, no? Sicuramente sì, per noi è un momento un po' intenso perché abbiamo già partite mercoledì, sabato, già da 2 settimane, quindi... è utile avere la rosa lunga per poter ruotare tutti i giocatori che ho a disposizione e devo dire che fino a questo momento ci stiamo riuscendo, anche se è arrivata la sconfitta a Fasano, non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare con il nostro percorso e le cose miglioreranno. Campionato molto equilibrato, ci sono tante pretendenti che vogliono provare a scucirle quel tricolore lì sul petto, no? Sicuramente sì, tante squadre attrezzate che vogliono vincere, giustamente quest'anno si è livellato un poco verso l'alto le squadre di vertice, diciamo così, e meglio, è un campionato più interessante, più equilibrato e dobbiamo essere molto più bravi e concentrati. Per una ex bandiera della nazione italiana che è stato lei da giocatore, che ne pensa di questo progetto della Federazione del Campus Italia? Ah, ne penso bene, credo che per i ragazzi sia un ottimo modo per migliorarsi e sicuramente giocare contro squadre più forti li farà solo crescere perché si abituano a un gioco, un'intensità che è superiore a quella che in questo momento magari possono sopportare. Credo che per loro sia tutto di guadagnato, l'unica cosa, ecco, abituarli anche ai punteggi un poco più equilibrati, perché è facile giocare quando non hai nulla da perdere e quindi essere più sciolto, giocare in scioltezza, quando invece la palla scotta col punteggio in equilibrio è un po' diverso, ecco, quella è l'unica cosa su cui non possono migliorare, però sono talmente giovani che penso che abbiano il tempo anche in futuro di fare questo. Jacopo Cioni, certo non erano queste le partite da vincere per questo gruppo, no? No, vabbè, abbiamo affrontato una squadra con esperienza e sono i campioni in carica, insomma. Quindi è stata una bella prova da parte nostra e assolutamente possiamo essere abbastanza soddisfatti del nostro gioco, però comunque davanti avevamo dei campioni, quindi...
Avete subito forse una partenza un po' ad handicap, quel 5-0 iniziale forse vi è un po' spiazzati. Di solito le partenze a razzo erano quelle del Campus Italia, l'abbiamo visto soprattutto in alcune partite, soprattutto negli ultimi periodi, insomma partenze molto forti. Quest'oggi insomma è il Conversano che ha voluto iniziare forte. Beh sì, a nostro sfavore possiamo dire che abbiamo preso 2-2 minuti nel giro di 6 minuti, quindi siamo stati molto tempo in inferiorità numerica e questo ha influito tantissimo sulla nostra partenza e sul loro sorpasso da parte loro e hanno preso sopravvento. Si chiude comunque una settimana densa di emozioni e di soddisfazioni, le emozioni di giocare contro i campioni d'Italia ma anche le soddisfazioni di aver conquistato una vittoria in casa contro il Secchia Rubiera e il pareggio sul campo del Romagna, insomma 3 punti importanti non per la classifica perché voi non fate classifica ma soprattutto per la crescita di questo gruppo. Sì, sì, siamo assolutamente soddisfatti. Come ho detto prima, abbiamo comunque preso 4 punti e nel giro di una settimana abbiamo vinto contro Rubiera e pareggiato contro Romagna. Quindi possiamo essere assolutamente soddisfatti e ci aspettiamo soltanto altri risultati del genere, perché possiamo e abbiamo le capacità. Al Farano il Conversano subito si riscatta, insomma, dopo la sconfitta nel derby contro il Fasano. Sì, dovevamo per forza riscattarci. Non era una partita facile, quindi finita bene, ci portiamo i 2 punti a casa. 2 punti che servono insomma per dare un segnale anche alle altre pretendenti alla vittoria di questo campionato, perché è un segnale che il Conversano c'è, subito si è ripreso dopo la sconfitta contro il Fasano. Sì, sicuramente, adesso ci attende 3 giorni poi la partita, altre partite per arrivare poi alla Supercoppa fra quasi un mesetto e ci dobbiamo preparare bene. Periodo denso di impegni insomma. Sì, per... sì. Abbiamo una squadra lunga quindi possiamo e dobbiamo vincere.